Buonasera e benvenuti ad una nuova puntata di Eccellenze Italiane. Oggi si parla di chirurgia bariatrica e lo facciamo in collegamento da Milano con il professor Giancarlo Micheletto. Buonasera professore. Buonasera a lei e a tutti quanti. Buonasera. Buonasera. Buonasera professore. Oggi appunto, come ho detto prima, si parlerà di chirurgia bariatrica. Potrebbe gentilmente ripercorrere brevemente la sua storia professionale? Molto volentieri, anche perché devo dire la mia storia professionale è iniziata negli anni 70, verso la fine degli anni 70, diciamo del secolo scorso, perché bisogna dire così ovviamente, quando da studente ho cominciato a frequentare l'ospedale policlinico di Milano, la scuola del professor Montorsi, dove sono andato avanti, mi sono laureato, specializzato in chirurgia generale, in chirurgia dell'apparato digerente. E ho cominciato ovviamente la carriera universitaria e sono diventato professore associato di chirurgia generale qui dell'Università degli Studi di Milano, quindi docente del corso di laurea di medicina e chirurgia e docente anche di chirurgia nel corso di laurea per infermieristica. Nel 1998 dal Policlinico, insieme con il mio maestro, il professor Doldi, ci siamo trasferiti nell'Istituto Clinico Sant'Ambrogio, sempre qua di Milano, una struttura che fa parte di un grande gruppo che è il gruppo San Donato, quindi un gruppo privato convenzionato, nella quale dal 2010 sono il direttore dell'unità operativa di chirurgia generale e anche il direttore scientifico dell'Istituto Nazionale per la Cura dell'Obesità, che ha sede proprio nell'Istituto Clinico Sant'Ambrogio. Quindi l'obesità e quindi tutti i problemi legati all'obesità, alla chirurgia bariatrica, come viene identificata la chirurgia dell'obesità, mi hanno direi accompagnato fin dagli esordi, fin da quando ero studente. E quindi la mia storia è in fondo anche un po' la storia della chirurgia dell'obesità, dagli inizi molto difficili, molto come dire, quasi erano delle poche persone che facevano questa chirurgia. Il professor Montorsi è stato uno proprio dei primi in Italia che ha affrontato questo problema, per poi diffondersi sempre di più e raggiungere, direi, quei livelli di importanza e di diffusione come ha attualmente. Professor Micheletto, quando possiamo parlare di obesità e qual è l'incidenza nella popolazione generale? Ecco, questa ovviamente è una domanda molto, molto importante, molto interessante. Allora, ci sono dei metodi, direi, molto semplici per poter identificare un soggetto obeso, quindi per parlare di obesità. Direi che il metodo più semplice è l'indice di massa corporea, che è una valutazione che si fa molto facilmente con il proprio peso e la propria altezza. Vedete, è peso in chilogrammi fratto altezza in metri al quadrato, che ci permette di differenziare soggetti normali fino a un BMI di 25 e poi soggetti in sovrappeso, obesità di primo grado, obesità di secondo grado, di terzo grado grave e superobesità. In questo modo, direi, molto semplice, in fondo basta fare un calcolo, si può avere già un'idea del grado appunto di obesità e quindi soprattutto nei gradi più elevati di questa obesità noi possiamo pensare a una indicazione di tipo chirurgico. Insieme a questa valutazione con l'indice di massa corporea noi possiamo anche fare un'altra valutazione molto semplice, vale a dire valutare la circonferenza addominale. Basta un metro da sarta, nel vero senso della parola, posto al di sopra dell'ombelico, che ci dà una valutazione di quella che è la cosiddetta obesità viscerale, che da diversi studi oramai, anche da studi a cui ho collaborato io stesso, abbiamo dimostrato che è la più rischiosa, cioè quella che è più collegata con malattie di tipo cardiovascolare e col diabete. Ecco, l'obesità è una malattia globale, è un fattore di rischio per lo sviluppo di gravi complicanze. Ci può dire, dottore, professore, come si può curare il soggetto obeso, quindi?
Infatti, lei quello che dice è giustissimo e mi dà l'opportunità appunto per approfondire un pochino di più l'argomento. Allora, l'obesità non è tanto non è assolutamente anzi un fattore estetico, è una malattia ed è una malattia riconosciuta dall'Organizzazione Mondiale della Sanità proprio perché espone al rischio di complicanze gravi, come sono le malattie cardiovascolari, l'ipertensione, l'ictus, il diabete. È stata proprio coniata una parola di obesità proprio per indicare la stretta correlazione tra obesità e diabete e purtroppo anche alcune forme di cancro nella donna, l'utero, la mammella, il colon, nell'uomo, il colon, la prostata. Diversi studi hanno statisticamente dimostrato la correlazione tra obesità e lo sviluppo di queste neoplasie. Quindi un soggetto obeso è un soggetto che sicuramente è pesante e pesa nel vero senso della parola, e fa fatica a muoversi, ha una qualità di vita indubbiamente difficile, ma soprattutto è esposto a questi rischi. Quindi noi dobbiamo cercare di curarlo. E attenzione, bisogna stare attenti alle diete. Le diete devono essere personalizzate, non possiamo basarci su delle diete su un foglio di carta. Purtroppo spesso e volentieri i pazienti non si rivolgono al loro medico di famiglia o a centri specializzati, ma magari al vicino di casa. E la dieta che fa il vicino di casa diventa anche la dieta del soggetto. E questo è proprio qualcosa di fondamentalmente sbagliato e anche di pericoloso. O peggio ancora, professore, quando si va su Google e si fa di testa propria, questo diciamo che è sbagliatissimo, andare su Google, su internet, cercando una Purtroppo, risposta. Vi purtroppo sì, sono purtroppo. delle linee di guida per il trattamento chirurgico dell'obesità? Indubbiamente sì, ci sono delle linee guida che sono state stilate alcuni anni fa, ma che sono sicuramente ancora valide, che sono accettate ovviamente dalla nostra società, la SICOB, che è la Società Italiana di Chirurgia dell'Obesità, e che prevedono dei paletti piuttosto precisi, nel vero senso della parola, cioè si può parlare di chirurgia dell'obesità quando il soggetto obeso ha un indice di massa corporea superiore a 40 o superiore a 35 con una comorbilità, cioè con una di quelle patologie correlate che abbiamo detto in precedenza. L'età compresa tra 18 e 65 anni e sicuramente un'obesità che dura da diversi anni e che è risultata refrattaria ai trattamenti dietetico, conservativi, comportamentali. Noi dobbiamo pensare che non vediamo un soggetto e facciamo subito un intervento chirurgico, assolutamente. Noi dobbiamo valutare il soggetto, vedere se ha fatto dei trattamenti validi dal punto di vista appunto dietetico, comportamentale. E se questi trattamenti hanno avuto o meno un effetto positivo e un'efficacia. A questo punto noi possiamo pensare a un intervento chirurgico. E anche qui devo dire, ho vissuto proprio con la mia evoluzione chirurgica, quella che è stata l'evoluzione della chirurgia dell'obesità. Voi dovete pensare che attualmente il 99% degli interventi viene svolto in laparoscopia, cioè con la chirurgia con i piccoli buchi, diciamo così. Ma all'inizio della laparoscopia, negli anni 90, era una controindicazione pensare a fare un intervento chirurgico laparoscopico in un obeso. Ma poi, ovviamente, gli effetti positivi, i benefici della laparoscopia, la riduzione del dolore, della degenza ospedaliera, la ripresa precoce dell'attività lavorativa, la diminuzione delle complicanze polmonari, respiratorie, cioè sono tutti effetti benefici che hanno portato tutti noi a vedere la laparoscopia come il gold standard nella chirurgia dell'obesità. Se come ha detto non esiste l'obesità, ma il soggetto obeso, ma allora come si fa a scegliere il trattamento più idoneo per ogni soggetto singolo? Ecco, la ringrazio di questa domanda perché lei ha colto proprio nel segno, diciamo così, in quanto
Non si può parlare di obesità, ma bisogna parlare di soggetto obeso con le sue abitudini, le sue caratteristiche, la sua attività lavorativa, la sua attività dal punto di vista socio-familiare, quindi tanti aspetti che noi dobbiamo valutare e in questo ovviamente ci può aiutare e ci aiuta la valutazione dell'obesità, che deve essere una valutazione di tipo multidisciplinare, cioè diversi esperti, diversi consulenti devono poter valutare il soggetto, l'internista, l'endocrinologo, il dietista, il cardiologo, lo pneumologo, ovviamente anche il chirurgo, e poi da loro può nascere una proposta di trattamento, proposta che ovviamente deve essere condivisa dal paziente, dal soggetto obeso, perché noi dobbiamo in un certo senso pensare che la chirurgia dell'obesità è una chirurgia comportamentale in cui sicuramente la collaborazione, quello che in termini anglosassoni viene definito compliance, ha un ruolo molto importante. E se noi pensiamo ai trattamenti, allora possiamo pensare al più semplice, al trattamento come si dice col palloncino intragastrico, quindi un trattamento di tipo endoscopico che agisce sul senso di sazietà del soggetto. In realtà è un trattamento temporaneo perché dura 6 mesi. Ma sicuramente può avere il suo valore, può avere la sua efficacia e può essere, come possiamo dire, il primo step, il primo passaggio poi per la chirurgia nel vero senso della parola. Interventi chirurgici che, come ripeto, sono fatti attualmente in laparoscopia, per molti anni l'intervento più eseguito è stato il bendaggio gastrico, cioè un intervento in cui si pone una benderella di silicone nella parte più alta dello stomaco e che quindi agisce anche questo intervento sul senso di sazietà. Ma questo intervento, che è stato il primo fatto in laparoscopia ed è un intervento che è stato eseguito, come ripeto, in un grandissimo numero di casi, adesso ha perso un po' della sua notorietà e della sua frequenza, a beneficio di altri interventi indubbiamente più validi, soprattutto nei confronti della risoluzione delle complicanze dell'obesità, quindi nella risoluzione del diabete, nella risoluzione dell'ipertensione, che sono il bypass gastrico e la sleeve gastrectomy. Bypass gastrico in cui noi abbiamo in parte una restrizione dello stomaco, in parte anche un malassorbimento, e la sleeve gastrectomy, in cui invece noi abbiamo una restrizione nel vero senso della parola dello stomaco, ma sia il bypass gastrico che la sleeve gastrectomy sono interventi che agiscono anche dal lato metabolico e quindi non portano solo un beneficio dal punto di vista del peso, ma anche proprio dal punto di vista della risoluzione delle complicanze metaboliche. Come vedete, questa appunto è la sleeve gastrectomy che attualmente rappresenta forse l'intervento maggiormente effettuato sia in Italia e sia nel mondo. Per concludere, un'ultima domanda. Facciamo una proiezione per il futuro, professore. Secondo lei, per il futuro, quali possono essere le strategie efficaci per prevenire e curare l'obesità? Allora, guardi, sicuramente noi dobbiamo avere un miglioramento di quelle che sono le nostre conoscenze dal punto di vista anche scientifico, biochimico, nel vero senso della parola della malattia, e quindi pensare eventualmente anche a dei farmaci che possano essere utilizzati in questo campo. Dobbiamo poi, diciamo, migliorare anche dal punto di vista sociale e politico, nel senso che la malattia deve essere riconosciuta a livello politico e ci deve essere anche l'inserimento dei farmaci eventuali da utilizzare nei livelli di assistenza, cosa che attualmente non è ancora presente. E se vogliamo pensare al trattamento, beh, sicuramente il trattamento chirurgico deve essere possibilmente sempre più indirizzato al singolo soggetto, quindi è proprio come il sarto che fa il vestito e che il vestito deve andare bene per te stesso, anche l'intervento deve andare bene per la persona. E cercare nei limiti del possibile di rendere la chirurgia sempre più efficace e sempre, direi, meno invasiva, cioè non più
quello che si diceva una volta, grande taglio, grande chirurgo, ma dei piccoli tagli che possono avere però una grande efficacia e quindi determinare la riduzione dei problemi dello peso e dei problemi associati all'obesità. Professore, grazie, è stato molto esaustivo e preciso, grazie per aver contribuito a questa puntata, grazie. Grazie a lei, la ringrazio molto, buonasera. E grazie a tutti i nostri telespettatori per averci seguito, vi ricordo che questa puntata, come tutte le altre, sono inserite nel portale medicina365.it, vi do appuntamento quindi alla prossima puntata e buona continuazione.